Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale di oggi, 23 settembre 2014. Al primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Prima di elencarvele, ho il piacere di presentare in questo Consiglio Comunale, non è la prima volta, ma mi fa molto piacere rinnovare insieme a voi appunto questo saluto a Don Edoardo. Don Edoardo, prego, vieni qua con noi, che presto, dopo un soggiorno di più di un mese qui tra noi, tornerà al suo paese d'origine, che appunto è un villaggio nel centro del Congo, Molunga, che appunto è oggetto per noi cittadini di Calcinaia di un concorso di fratellanza, di aiuto, di solidarietà, di vicinanza. Per Don Edoardo e per i suoi cittadini di Molunga, noi ci siamo mobilitati, è nata un'associazione di cittadini sul nostro territorio, l'associazione Aiuta Molunga. Alcuni cittadini, nostri concittadini, sono stati laggiù con lui, e la nostra intenzione è quella di aiutare questa comunità di Molunga nella ormai annosa e difficile per loro costruzione di un pozzo di acqua potabile. La costruzione del pozzo, che inizialmente sembrava più facile di quello che invece è risultato, sarà possibile solo quando sarà costruita una strada, grazie alla quale si potranno portare mezzi, potranno transitare mezzi capaci di portare tutti quegli strumenti atti alla costruzione del pozzo stesso. La strada è lunga, questo percorso che abbiamo iniziato di aiuti noi e lui è molto lungo, la strada è stata cominciata, ci mancano ancora 3 chilometri circa, però noi per Edoardo ci siamo sempre. Lui il 30 di settembre partirà. E partirà portandosi con sé i nostri aiuti, anche economici, dei nostri cittadini, di quelli, i soldi sono stati raccolti dall'associazione stessa, dalla Sartoria della Solidarietà, da tutti quelli che si sono adoperati per aiutarlo. E quindi io credo che oggi, lui si debba sentire l'istituzione, il comune, con tutti i suoi amministratori riuniti vicino a lui. Quindi grazie veramente a Don Edoardo per quello che fa. Aiuto che avete fatto per me. E
Sono sicuro che se Dio mi aiutasse a finire questo strade, che vengano anche le persone per vedere. Noi lavoriamo con le mani, non abbiamo i mesi, ma per questo lavoro che vengano anche le persone per vedere ciò che voi avete fatto e gli aiuti che voi mi avete mandato, gli aiuti che voi mi avete fatto. E per questo vi ringrazio molto per aver chiamatomi qui tra voi e vi ringrazio. E quando vado non ho un altro aiuto, soltanto pensare a voi nelle mie preghiere come sacerdote. Grazie. Grazie a te di queste belle parole che ci hai detto. E noi, ecco, ricordo a tutti i consiglieri, siete tutti invitati che il 26 di giovedì ci sarà una cena al Parco della Fornace che sarà appunto anche questa una di nuovo un'opportunità per raccogliere ancora denaro per darlo all'associazione di Camolunga e quindi al nostro Don Edoardo. Quindi vi prego, tutti siete invitati. Quindi grazie. Grazie. Sì. No, facciamo l'appello che nella fretta di liberare Don Edoardo non abbiamo fatto. Beh. Lucia Ciampi. Presente. Maria Ceccarelli. Presente. Cristiano Alderini. Presente. Roberto Gornelli. Presente. Beatrice Fiorucci. Presente. Antonia Ferriloni. Presente. Giuseppe Mannucci. Presente. Yassin Elkin. Presente. Andrea Nieri. Presente. Nila Arzilli. Presente. Alessandro Malloggi. Presente. Cristian Di Stori. Presente. Serena Bani. Presente. Andrea Tessitori. Presente. Aldo Armelini. Presente. Daniele Rampagni. Presente. Giovanni Cipriano. Presente. Bene, cominciamo quindi le comunicazioni come di consueto. Prima di tutto sono lieta di presentare qui alla mia destra il nuovo segretario comunale, la dottoressa Norida Di Maio, che ci assisterà nel nostro lavoro di amministratori. Benvenuta al nuovo segretario. Vi devo comunicare che si è svolta la visita a Villanova del Camì, la visita tradizionale di tutti gli anni in occasione della festa Maior, insieme all'assessore al gemellaggio Beatrice Ferrucci, dal 5 al 7 settembre, una delegazione di più di 50 nostri concittadini, quindi abitanti di Fornacette e di Calcinaia, si sono recati appunto a Villanova, dove hanno incontrato in questo triangolo di gemellaggio anche i gemelli di Amigli, e insieme a loro sono state anche le ragazze della scuola di danza di Lucia Galletti, 12 ragazze che sono state molto apprezzate, come già vi avevo detto, anche ad Amigli, e i ragazzi dell'FC Casarosa Fornacette
accompagnati da un dirigente, e appunto che sono andati là per disputare un torneo di calcio. Li ringrazio, l'ho fatto anche personalmente con gli organizzatori e con i dirigenti di queste associazioni, dell'associazione calcio e della scuola di danza. Come sempre del resto è riuscita questo incontro tra gemelli, vi porto i saluti che sono stati trasmessi all'assessore Ferrucci del sindaco, dell'alcaldessa Vanessa Gonzales. Vi ricordo, in quanto facenti parte di un consiglio comunale, che saremo tutti elettori alle prossime elezioni provinciali del 12 ottobre 2014. La legge cosiddetta Del Rio, la legge 56, prevede quindi un ente di secondo livello, seppur in fase transitoria, in attesa della definitiva, se ci sarà, riforma del titolo quinto della Costituzione. In questa fase transitoria sono necessarie queste elezioni di secondo livello, il cui corpo elettorale è costituito dai sindaci, dai consiglieri di tutti quanti i comuni della provincia. Il corpo elettorale è costituito da 538 elettori. Il seggio elettorale è unico, viene allestito nella sede della provincia, e quindi il 12 di ottobre è una domenica. Ognuno di voi ha il diritto dovere di andare a votare. Le liste sono state presentate entro il 22 di settembre. La candidatura al presidente della provincia è stata una sola, mentre sono state presentate tre liste per il Consiglio provinciale. Una del centro-sinistra per la provincia di Pisa, una di Forza Italia, una delle comunità civiche i territori. Quindi ognuno ha la possibilità di esprimere la sua volontà. Avete visto, io vi ho fatto, passo a un'altra comunicazione, vi ho fatto trovare sui seggi il bilancio di sostenibilità 2013 del gruppo Acque, che mi è stato inviato perché fosse diffuso tra gli amministratori. È un estratto, non è il vero e proprio bilancio di sostenibilità, perché la parte integrale è una parte che si può visionare online sul sito di Acque. Naturalmente questa parte pubblicata in cartaceo riporta i dati più salienti e più significativi. Questo bilancio di sostenibilità è uno strumento di controllo strategico atto a valutare l'efficienza economica, la tutela ambientale ma anche quella sociale, e anche gli indicatori obiettivo che l'azienda Acque si impegna a raggiungere, e quindi questo ce ne dà conto, per cui possiamo vederne i dati. Ci sono anche i depliant, le iniziative delle attività culturali. Ottobre sarà il mese del libro, come tutti gli anni l'assessore Ceccarelli ha programmato incontri con l'autore, che si svolgeranno nel corso di tutto quanto il mese di ottobre, come pure nella rassegna annuale di Vico Vitri Arte 2014, nella 13ª edizione di questa rassegna, ci trovate le attività di espositive che saranno svolte, e quindi si potranno apprezzare come al solito nella Torre degli Upezzinghi, che vanno dal
27 di settembre, quindi fra pochi giorni, fino al 5 di ottobre. Ricordo anche che abbiamo celebrato con molti, diciamo anche con grande soddisfazione, abbiamo celebrato il 6 settembre, lo abbiamo fatto, la liberazione di Calcinaia, e quindi abbiamo, ricorrendo quest'anno il 70° anniversario della liberazione, abbiamo quindi programmato una commemorazione attraverso la pubblicazione di un testo che si trova a disposizione nella nostra biblioteca comunale, ma che è anche in vendita nelle librerie, Campane di Libertà, che riguarda le vicende calcinaiole e fornacettesi relative alla liberazione. A questo testo, che è costituito da testimonianze dirette che sono state raccolte nel corso di 2 anni, hanno lavorato, specialmente nella seconda parte, anche i ragazzi della terza media, della terza A della scuola media di Fornacette, insieme a una brava insegnante, l'insegnante Elisabetta Paoli. Tutti i testimoni io ho provveduto che erano presenti a ringraziarli, ma li voglio ricordare anche qui, anche per voi, anche per chi non c'era di voi a questa commemorazione, che invece è giusto che sappia quanti cittadini ancora rappresentano quelli che possono raccontarci quello che successe qui il 1° e il 2 di settembre del 1944. E questi testimoni che hanno ricostruito per noi e per i nostri figli le vicende storiche di Calcinaia e Fornacette sono Giorgio Tamberi, Marsilio Lupi, Alvaro Sani, Gino Corsi, Diva Falaschi, Nazario Sandroni, Ranieri Marinai, Elia Paoletti, Tina Cosarelli, Luana Dolfi, Piero e Italo Baccheretti. Il libro è stato donato anche ai diciottenni, ai quali, come è mia abitudine, io regalo tutti gli anni, in un giorno scelto, in questo caso il giorno della liberazione, dono la Costituzione italiana. Quest'anno, insieme alla Costituzione, abbiamo regalato loro anche questo libro, perché la testimonianza di questo passaggio critico della storia d'Italia e anche di Calcinaia sia presente alle nostre giovani generazioni. Il libro è dedicato alla memoria di tutte le vittime civili della barbarie nazifascista e della guerra che ne è stata una conseguenza, e fra tutte le vittime la più illustre, perché la più amata, la più conosciuta, è stata Don Angelo Orsini, a cui abbiamo intitolato anche la nostra sala, una delle nostre sale, di cui parleremo anche successivamente. E quindi l'occasione della commemorazione della liberazione di Calcinaia ci ha permesso di nuovo di ricordare questo mite sacerdote che ha servito il suo popolo e che è morto barbaramente ucciso dai tedeschi. Tra le varie iniziative che si sono svolte durante l'estate ne colgo alcune di particolare, non le ricordo tutte, ma senz'altro le più significative. È stata fatta una festa alla Sartoria della Solidarietà, dove sono state premiate le bambine che hanno seguito un corso gratuito di cucito, che hanno appunto seguito durante il corso dell'estate 25 piccole partecipanti, e quindi io anche in questo caso mi sento in dovere in Consiglio Comunale di ringraziare
queste nonne della sartoria, queste nonne, queste donne che danno veramente molto alla, alla società e non solamente cucendo e costruendo le pigotte per l'UNICEF, ma anche in termini sociali, di relazioni umane e di, quindi di cucitura di tessuto sociale e intergenerazionale. Ricordo che Calcinaia è stata presente a Firenze per l'insediamento della consulta regionale delle elette all'AICRE per l'applicazione della Carta europea per l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e regionale. Un appuntamento importante dedicato alle pari opportunità che molto a cuore stanno a, a noi amministratori, e lo abbiamo sempre, ecco, l'obiettivo delle pari opportunità, che non è naturalmente solo parità di genere, ma significa pari opportunità anche abbattimento di qualsiasi tipo di discriminazione di ogni ordine e di ogni natura, da quelle religiose a quelle fisiche, quelle etniche, quelle quindi anche di genere, per fare qualche esempio. Quindi il nostro comune è in prima fila, non solo nella nostra comunità, ma anche nella nostra regione. Ieri l'altro si è svolta la festa a Fornacette, la festa Vivi il Paese, Vivi la festa, Vivi lo sport, una kermesse ormai tradizionale, che è stata, che ormai è arrivata alla nona edizione, organizzata come sempre con il patrocinio del Comune dall'Associazione Centro Commerciale Naturale di Fornacette. Per tutto il giorno sono stati aperti i negozi e si sono snodate lungo le vie del paese le bancarelle del mercatino. Voglio darvi una notizia poi relativamente all'imprenditoria femminile, che quindi torna molto bene anche con la comunicazione che vi facevo relativa alle pari opportunità. In Toscana l'Osservatorio sulle imprese femminili di Unioncamere della Toscana ha rilevato come l'imprenditoria toscana sfidi la crisi che ormai attanaglia le nostre società occidentali, l'Italia anche di più. La dinamica imprenditoriale toscana, secondo una prospettiva di genere, fa sentire la sua presenza. E anche nel nostro comune il trend positivo si attesta, cioè sembra che l'imprenditoria femminile sia in movimento. Quindi abbiamo una, quindi un'attestazione di incidenza dell'imprenditoria femminile sul nostro territorio. Quindi le donne hanno saputo e sanno reagire alla difficile congiuntura, si mettono in gioco, danno risposte coraggiose che si traducono anche in attività imprenditoriali. Nel territorio di Calcinaia, nel corso del 2013, le imprese rosa sono state 16 su un totale di 57, quindi una percentuale che si attesta al 30%, e il settore più interessato è stato quello del commercio. Quindi ecco un segnale importante di cui mi fa piacere che i consiglieri comunali siano consapevoli. È un segnale importante non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale e culturale, appunto sempre in linea col discorso delle pari opportunità. Bene, con questo ho concluso le mie comunicazioni. E ora passiamo al secondo punto, regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune di Calcinaia da parte di soggetti terzi. Si è reso necessario
anche perché il nuovo segretario, insediatasi dal 1° di settembre, ha cominciato a monitorare la parte normativa che regola i funzionamenti della macchina comunale, della nostra amministrazione. Si è reso necessario regolamentare l'uso delle sale in quanto una delle due sale di cui il Comune dispone, la sala Don Orsini e la sala Andreotti, una era sottoposta a regolamento, l'altra no. E nell'occasione dell'unificazione abbiamo rilevato alcune necessità che ci erano state sottoposte nel corso del tempo. Quindi è stata fatta una proposta, è stata visionata dalla Commissione Affari Generali. Vedo che dal verbale che sono stati fatti dei rilievi, sono state apportate delle correzioni, in particolare su una variazione che era quella che riguardava la sala James Andreotti, che prevedeva nella proposta l'allargamento delle possibilità, non la trovo, eccola qui, l'allargamento delle possibilità alle iniziative promosse dai partiti politici. In commissione è stato fatto notare che in questo Consiglio Comunale non siedono solo rappresentanti di partiti politici, ma anche di gruppi politici, di organizzazioni politiche diverse dai partiti, e mi sembra che sia stata sia un'annotazione più che giusta e legittima, e quindi ecco, l'osservazione è stata accolta e quindi all'articolo 2, oltre alle iniziative promosse dai partiti politici ammesse appunto all'uso della sala Andreotti, è stato aggiunto organizzazioni politiche e organizzazioni sindacali. Quindi variazioni non ce ne sono state, nemmeno per quanto riguarda le tariffe, se non per l'uso della sala Orsini, la cui c'è stata una variazione di tariffa, perché mentre prima era la tariffa 50 euro al giorno chiunque la chiedesse, ora è stata proposta una variazione, una differenziazione tra i residenti e i non residenti: residenti 50 euro, i non residenti 100 euro. Per quanto riguarda le tariffe della sala Andreotti, invece sono rimaste invariate, così come erano regolate nel precedente regolamento. Questo è quello. Ah, c'è un'altra variazione. Mi dice consigliere Felloni, che è presidente della Commissione Affari Generali, che è stata anche fatta un'aggiunta al comma 2 dell'articolo 2 relativa alla sala Don Angelo Orsini, che vede la concessione in uso temporaneo della sala Don Angelo Orsini disposta per lo svolgimento di incontri, riunioni, convegni, congressi, iniziative promosse da soggetti terzi. Questo è quanto vi dovevo. Prego. Interventi. Cipriano. Dunque, sente? Prova un po'. Prova.
Prova. Prova. Oh, io lo spento, mi dà la prova. 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 Questo non può andare. No, no, vada pure, tanto c'ho questo microfono. Come? Vada pure che ho anche quest'altro microfono. C'è il microfono? Vai, vai. Ah. Allora, dunque, la mia solidarietà, io comincio con le comunicazioni siete riguardo a Don Edoardo, quindi è un aiuto molto eccetera, quindi da parte mia personale, penso da parte di tutti, siamo propensi e quindi risponderemo, suppongo, anche alla cena che ci sarà il 26, quindi a supporto degli aiuti per Don Edoardo, per Molunga e per il corpo, insomma, no, con la speranza che si fermi questa epidemia di Ebola e che tocchi o che non tocchi per nulla il corpo stesso. Poi e dunque così volevo dire, a parte stiamo parlando, ma questo l'assessore per quanto concerne il comitato di gemellaggio eccetera, e poi voglio fare gli auguri alla nuova segretaria, anche se noi abbiamo la sua disponibilità in questo comune, se non erro per 2 giorni soli, se non erro mercoledì e giovedì, sbaglio? Non sbaglio. Quindi auguro buon lavoro. L'unico rammarico, si deve sterzare un pochino tra Bientina, Calcinaia e Unione dei Comuni, se non erro, dico bene? Quindi un augurio di buon lavoro, penso che lei sarà all'altezza della situazione e penso anche che ascolterà eventuali richieste da parte di tutti i consiglieri. Per quanto concerne, vengo subito al punto, all'ordine del giorno, quindi lo stilizio, il regolamento della sala James Andreotti. In effetti abbiamo fatto in commissione, abbiamo discusso di queste cose, quindi abbiamo creduto di apportare questa piccola differenza, anche se il sindaco si ricorda benissimo, io ebbi da ridire già in illo tempore, comunque vabbè, acqua è passata sotto i ponti in effetti. Ora leggevo alcune cose in effetti, no? Io mi auguro che non sia così strumentale il discorso dell'articolo 2 al comma 4, il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di non concedere le strutture qualora ritenga che dalle finalità della manifestazione derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle sue iniziative. È un pochino vago questa cosa, comunque va bene. Poi ho notato, dunque, questo era, ho segnato, allora si richiede, quindi questo è l'articolo 3, sempre l'articolo 3 al comma quinto, no, questo è l'articolo 3 al comma quinto se non erro. Dunque, il richiedente deve garantire a proprie cure e spese la costante presenza di personale che sappia effettuare operazioni di primo soccorso ed interventi in caso di incendio, utilizzando le strutture, le attrezzature. Dunque, le attrezzature d'estinzione messi a disposizione locale. Detto personale si impegna a controllare che non siano modificati scusate o ostacolati i percorsi di accesso e uscita alla e dalla sala. Questa
è un po' così, bisogna verificare un attimino questo personale che sia addetto ufficiale o non ufficiale, che abbia fatto un corso al primo intervento, al primo soccorso, eccetera. Questo è per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 3. Poi l'ultimo, l'ultima cosa, così ho notato, le ultime due veramente, è l'articolo 7, il quarto comma, dove dice: in relazione alle caratteristiche e alla durata della manifestazione o e o dell'utilizzo oggetto della concessione del locale, il Comune di Calcinaia ha la facoltà di richiedere al concessionario, nel caso in cui sia tenuto al pagamento della tariffa, anche il versamento di un deposito cauzionale rispettivamente pari a euro 2,50 per la sala Andreotti e di 100 per la sala Don Angelo Orsini. Dunque, questo abbiamo detto che andava bene, eccetera. Però poi l'articolo 8, quando dice mancato di utilizzo, il mancato, qualora il richiedente non intenda utilizzare il locale secondo il calendario programmato o rinunci al suo utilizzo, deve comunicarlo tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data stabilita, pena il mancato rimborso di quanto eventualmente versato, fatti salvi gli eventi di forza maggiore idoneamente documentati. Dunque, io posso essere d'accordo su questo, insomma, non ne ho discusso, non ne abbiamo discusso in commissione, però 5 giorni prima che venga incamerata sia la somma della cauzione di 250, suppongo, sia almeno le cauzione di 250 per la sala. E poi mi sembra, correggetemi se sbaglio, va versata oltre alla cauzione 100, no, quant'è giornaliero? Per la sala Andreotti. Che mi sembra è stato tolto in 3 giorni, com'era? È sempre 70, vabbè. Cioè, dicevo, ho capito. Cioè, facevo questa constatazione perché, francamente, 5 giorni prima mi sembra un lasso di tempo incamerare a tutta la cifra, cioè la vedo un pochino esorbitante. Questa è una mia, la mia constatazione a questa cosa. Tutto qui. Non lo so, metto. Interventi. Serena. Sì, sente? Ok. Allora, vabbè, intanto vi ringraziamo delle modifiche fatte all'articolo 2,1 e 2. Però avrei un'osservazione per quanto riguarda l'articolo 4,4. Allora, vabbè, il comma 3 dice che relativamente all'uso della sala Don Angelo Orsini, che è quella di lato al comune a Calcinaia, sono esonerati dal pagamento l'istituto comprensivo Martin Luther King, quindi la scuola, e le associazioni iscritte all'albo comunale dell'associazionismo, mentre il comma 4 si dice che relativamente all'uso della sala James Andreotti sono esonerati dal pagamento l'istituto comprensivo, sempre, ovvero la scuola e la banca di credito cooperativo di Fornacette, che in realtà ora è la banca di Pisa e di Fornacette. Allora, a parte che dopo la sede mastodontica che hanno inaugurato si spera che abbia al loro interno una sede, una stanza in cui riunirsi. Comunque non si capisce come mai le associazioni, che comunque offrono anche degli ottimi servizi e anche gratuiti, non debbano pagare, invece la banca no. Quindi almeno lo sanno tutti. Altri interventi? Posso una sola cosa? In effetti il comma 4, dove diceva la Serena tariffa eccetera, quando parla relativamente all'uso della sala Andreotti, sono esonerate dal pagamento l'istituto comprensivo Martin Luther King e la banca cooperativa di Fornacette, e qui le associazioni non sono incluse, quindi loro per cui l'uso della sala devono pagare. Sì,
Prego, Felloni. Scusate, io volevo fare un appunto. Siccome abbiamo fatto una commissione che è durata anche un bel po' di tempo, cioè mi sembra che queste cose qui, cioè quella della Bani Serena, cioè della banca, era stato già parlato, si era già spiegato. E tutto il resto anche, cioè che potevano essere benissimo uscite dalla commissione, invece non... Ecco, sarebbe bene e opportuno parlarne lì dentro. Comunque, invece no, no. Ecco, Nieri. Io, a differenza dei colleghi, a nome del nostro gruppo apprezziamo la regolamentazione di entrambe le sale e la differenziazione anche del costo del servizio per gli utenti di Calcinaia o di fuori territorio. Quindi esprimiamo una valutazione positiva del regolamento e della sua e delle normative previste. Sono altri interventi? Prego, Ormellin. Generale dove è stata trattata la questione, però evidentemente in quella seduta non siamo usciti da quella riunione con dei chiarimenti efficaci, consistenti, tant'è che questi interventi in Consiglio Comunale lasciano trasparire che l'argomento poteva essere magari trattato in maniera anche un po' più approfondita, aver avuto magari del tempo per poterne parlare più diffusamente, anche perché noi come lista civica avevamo puntato il dito sulla stesura del documento per quanto riguarda in particolar modo il punto 2, l'articolo 2. Abbiamo due sale che sono praticamente identiche per quelle che sono le opportunità che offre, hanno tutte collegamento video, audio, internet, eccetera, eccetera. La discriminante è che una sala ha una capienza di 50 persone, l'altra sala ha una capienza di 70 persone. Non è che una equivale all'altra, però in qualche maniera le attività sul territorio si potevano identificare in maniera univoca, dettagliata per entrambe le due sale, salvo poi differenziare ciò che si poteva fare in più nell'una rispetto all'altra e viceversa per motivi di organizzativi e quant'altro. Per cui sotto questo aspetto avevamo appunto invitato a una riformulazione delle descrizioni, delle modalità che secondo noi ogni cittadino dovrebbe intuire chiaramente cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare in queste due sale. Quindi questa era la nostra riflessione che abbiamo portato in commissione. Bene, allora anch'io ribadisco il fatto che il luogo della discussione di atti come un regolamento è la commissione. Oltre la commissione non c'è altro. Consiglio Comunale le idee si devono essere state chiarite nella commissione. Quindi questo va ribadito. Le commissioni non servono ad altro che a fare questo lavoro per snellire discorsi di questo genere in Consiglio Comunale. Tutte le posizioni vanno espresse e il tempo è quello della Commissione, non ce n'è altri approfondimenti. Il luogo e il tempo dell'approfondimento è la Commissione. Detto questo, che è un punto fermo, credo che alcune considerazioni fatte
possano anche essere accolte, per esempio quella di Cipriano, nonostante che non ne abbiate parlato in commissione, ma quella dell'articolo 8 del mancato utilizzo, che richiede 5 giorni di comunicazione prima, io credo che si possa accogliere, ecco, una, credo, e lo propongo al Consiglio, che si possa benissimo diminuire questo 5 giorni a 3, 4, ditelo voi. Comunque mi sembra che sia accettabile. Per quanto riguarda i vari punti che sono stati toccati, ma parto prima da quello che sta a cuore a Serena Bani, a cui è stato già risposto in commissione, ma che probabilmente aveva interesse di dirlo qui al Consiglio Comunale legittimamente, quindi il rilievo non è tanto per sapere perché, ma tanto per far sapere una posizione polemica nei confronti della Banca di Pisa e Pontedera. Allora, quindi è bene che si sappia tutti che la banca ci ha finanziato l'arredamento di quella sala, e quindi la banca, che non ha mai usato, a parte che la sala è di recente inaugurazione, quindi questo non vuol dire che non sarà mai usata. Chiaramente la banca ce n'ha molti spazi a disposizione e ce li dà anche a noi, se li vogliamo, gli spazi della sua banca. Ma per correttezza, certamente, noi ci siamo sentiti in dovere di concedere alla banca che ci ha regalato l'arredamento, ha regalato alla comunità l'arredamento di quel luogo, l'uso gratuito della sala. Ciò non è successo per la sala Andreotti, da qui la differenza. Per quanto riguarda gli altri rilievi, credo che possano essere rilievi legittimi, ma che non c'è bisogno di fare nessun altro cambiamento, a mio parere. Quindi io, detto questo, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Prego. Ah, 5, giusto. Io questa è una proposta. La proposta, se volete accorciare il tempo della mancato utilizzo a 3 giorni, non lo so, proponetelo, ditelo voi. Si cambia. No, la cauzione va sempre pagata. Cioè... Sì, però dico, se non viene più utilizzata, se non viene più utilizzata la sala, viene incamerata, che non è specificata. No. Quando versate? La cauzione è perché viene, dici, viene dunque. È una cauzione per mancata utilizzo, si dice. Quindi avrebbe chiarito questa. Allora, se io non utilizzo più la sala, innanzitutto la devo chiederla 10 giorni prima, poi disdirla 5 giorni prima, mi sembra la data troppo alta, perché qua dice le somme pagate vengono incamerate in toto, quindi... Secondo me, qui sia cauzione che pagamento, cioè mi sembra eccessiva la cosa, secondo me. Poi, era questo che io dicevo, quindi se non viene utilizzata, viene disdetta, non vedo perché debba essere incamerata sia cauzione sia il pagamento di tutto, insomma. Sì, non lo so, questo sta, se vogliamo discutere, se sì. Abbiamo nella misura massima della cauzione, cioè se non
se uno non attende 4 giorni. Allora, siccome la cauzione è per i danni e per i costi. La cauzione è per i danni. Ma se uno la prende, si prende anche i danni, si può anche ridare. Se uno non la prende, ma non la disdice, non teme il peggiore. Avanza la proposta di ritirare il regolamento, di vedere la stesura, magari si porta un altro consiglio. Io non lo so. Decidiamolo insieme. Io credo che ormai sia stato, cioè a questo punto abbiamo discusso tanto, c'è rimasto questo punto qui, io direi svisceriamolo ora come se si fosse in commissione e si liquida il regolamento. Quindi questo è un punto che ritengo che è giusto discutere, perché ha ragione Giovanni a averlo sollevato, io non ci avevo proprio pensato. Invece mi sembra doveroso pensarci. Rimane il pagamento della sala, perché se uno senza le pulizie, perché se uno non la usa, ecco, potremmo, possiamo fare questa proposta. Sì, gli viene restituita la cosa. Siete d'accordo? Possiamo formularlo così? Possiamo chiamare? C'è la Pina. Vieni, Pina. Si restituisce la cauzione, si incamera la tariffa, escluso la pulizia. Allora scriviamolo subito, ora. Pina, lo scrivi subito. E 3 giorni prima. Va bene? Al microfono spento, volevo solo aggiungere questo. Dunque, si è detto giustamente che sono argomenti che vanno discussi in commissione, però sappiamo benissimo che la commissione è tra le 18. Alle 18.30 c'era già la gente che aspettava per l'altra commissione, quindi vedere di dare un lasso di tempo un pochino più largo per potersi discutere, che poi preso da questa cosa, il tempo passa, insomma non è nemmeno il tempo di valutare. È una quasi deserta, appunto, quell'altra era indetta per le 18.30. No, la commissione economica finanziaria. Di distanziarle almeno di un'ora, i presidenti, in modo che ci sia il tempo necessario per approfondire, possibilmente anche aggiungere il tempo per lui. Vi rileggo l'articolo 8 come è stato formulato ora dal segretario e dalla dottoressa Melai.
Qualora il richiedente non intenda utilizzare il locale secondo il calendario programmato o rinuncia al suo utilizzo, deve comunicarlo tempestivamente e comunque almeno 3 giorni prima della data stabilita, pena il mancato rimborso della tariffa versata, detratte le spese di pulizia, fatti salvi gli eventi di forza maggiore idoneamente documentati. Non si menziona, ma io dico cosa non restituisco, la cauzione è evidente che si restituisce. Cioè la cauzione, cioè, volete... è la garanzia di danni eventualmente fatti, quindi se io non la utilizzo la cauzione la restituisco. No, no, è chiaro, per noi... E per gli uffici è chiaro che sia così. Comunque se mi sembra chiaro, la cauzione viene prestata a titolo di garanzia per il corretto utilizzo dei locali, quindi la tariffa è un'altra cosa. Comunque se c'è il timore che la cauzione si deve sempre restituire, anche certo. nel caso dell'uso, se uno ne fa un uso corretto, la cauzione. Dobbiamo stare a terra perché lì si parla di personale a fine utilizzo, che la sala venga riconsegnata con le attrezzature, la zona, tutto, quindi. Ma se non sarà tale. No, io dicevo il caso di utilizzo. Vabbè. Caso di utilizzo, vabbè. In questo regolamento noi ci si tutela. Vabbè. In caso di utilizzo comunque c'è una verifica successiva all'uso della sala, in contraddittorio tra le parti. È il mancato di. Va bene? Allora, sì. Possiamo passare alla votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Immediatamente esecutiva, quindi doppia votazione, favorevoli, contrari, astenuti. Punto numero 3. Articolo 193,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica equilibri del bilancio di previsione 2014. Sì, prego. Assessore Alderigi, tocca a lei. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, questo è un atto dovuto, sapete che il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno si effettui la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri del bilancio di previsione. Nel contempo ogni servizio dell'ente verifica il proprio fabbisogno residuo per l'annualità corrente e lo comunica al servizio economico-finanziario per le eventuali opportune variazioni. Dalle relazioni pervenute dai responsabili dei vari servizi, di cui abbiamo discusso poi anche in commissione, si rileva che la realizzazione dei programmi è coerente con le previsioni originarie. Altresì, i responsabili dei servizi comunicano, ognuno per la propria area, di non essere a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio, spese non preventivamente impegnate, dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di bilancio. Inoltre, perché il bilancio di previsione 2014 è stato approvato nella seduta consiliare del 30 luglio, recentemente, i responsabili dei servizi hanno richiesto le variazioni minime che, relativamente alla spesa corrente, sono di natura quasi compensativa. Sono le seguenti. Chi era in commissione ne ha avuto contezza anche lì, ma comunque è bene riepilogarle anche per chi per la registrazione e per chi potesse vedere
visto che abbiamo la diretta streaming. Maggiori spese correnti sono 16.500 euro per spese legali, liti e arbitraggi, 2.609 euro per sorveglianza alunni della sezione Pegaso, 2.000 euro per laboratori a sostegno e sostegno all'handicap, 5.000 euro per trasferimenti all'Unione Valdera sul trasporto scolastico, per energia elettrica scuole, 1.100 euro per maggiori spese del personale, 1.500 euro per diretta streaming consigli comunali. Invece le minori spese correnti più rilevanti sono 11.000 euro per spese postali e telefoniche, 2.000 euro per manutenzione ordinaria, attrezzature e refezione scolastica, 2.000 euro per acquisto di beni per servizi sociali, 3.000 euro per energia elettrica delle fontane pubbliche e 4.700 euro per manutenzione fognatura bianca. Inoltre, la segreteria comunale convenzionata con il Comune di Bientina comporta un risparmio complessivo per il periodo settembre-dicembre di quest'anno di 11.600 euro. Il totale della variazione di spesa corrente è pari a una variazione di 13.000 euro. Invece, per quanto concerne le spese per investimenti, i responsabili di servizi hanno segnalato quanto segue. Funziona questo, sì. Beh. Maggiori spese in conto capitale, 10.000 euro per acquisto videocamere sul territorio, 10.000 euro per acquisto e riparazione attrezzature per mense scolastiche, 14.000 euro per manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle fosse comunali. Invece le minori spese in conto capitale sono state di 4.000 euro per acquisto, attrezzature e arredamento per scuole. Il totale della variazione di spese in conto capitale è pari a 30.000 euro. La somma delle spese di parte corrente e di parte investimento è pari pertanto a 43.309 euro. Dette spese sono finanziate tramite maggiori entrate a titolo secondo trasferimenti dello Stato e altri enti, riguardanti principalmente il ristoro dell'IMU per gli immobili comunali e per gli immobili merce, che sono esentati dal pagamento delle imposte. Sulla base delle variazioni iscritte a bilancio è stata effettuata poi una verifica degli equilibri economici e del rispetto del patto di stabilità che ha dato esito. Non avendo ancora, per meri motivi temporali, le risultanze delle manovre IMU e TASI applicate al bilancio di previsione 2014, in quanto l'IMU esplicherà i suoi effetti con la seconda rata del 16 dicembre, la prima rata, come sapete, è stata pagata il 16 giugno, prima appunto dell'approvazione del bilancio preventivo, mentre la seconda, cioè la TASI, vedrà scadere la prima rata soltanto il 16 di ottobre, perciò non abbiamo ancora contezza di quello che andremo ad incassare dal 16 ottobre in poi, occorrerà un attento monitoraggio degli incassi ottenuti per applicare eventuali correttivi entro la data del 30 novembre che la legge indica quale termine ultimo per la manovra di assestamento. In conclusione, si può affermare che le variazioni di bilancio effettuate possono considerarsi virtuose, poiché sono state apportate risorse pari a più di due terzi della variazione positiva di entrate correnti per la realizzazione di investimenti che per loro natura restano nella disponibilità degli utenti sul territorio, lasciando solo una parte residuale inferiore a un terzo al soddisfacimento delle maggiori richieste di spesa corrente. Interventi. Raffagni. Sì, prova.
Allora, vabbè, questa variazione diciamo è stata fatta in uno spazio temporale molto ravvicinata rispetto all'approvazione del bilancio di previsione. Diciamo è stata più una cosa doverosa per un fatto di equilibri, però le nostre diciamo scelte che avremmo fatto rimangono sempre fedeli a quelle che abbiamo presentato comunque in campagna elettorale. Quindi cioè le nostre scelte politiche magari sarebbero state sempre diverse. L'unico chiarimento che magari possiamo spiegare anche col fatto che c'è anche la diretta streaming, la variazione in aumento di 10.000 euro per le telecamere, cioè, c'è un progetto, c'è un preventivo per questa cosa, abbiamo già qualcosa di definitivo. E poi un altro appunto, un altro dato negativo piuttosto, è la variazione in aumento di 16.500 euro per le spese legali. Cioè questo fa quasi pensare che l'ente non riesce comunque a risolvere in maniera extragiudiziale i contenziosi che presentano i vari imprenditori, impresari edili o vari cittadini. Questo diciamo ci fa un attimino riflettere. E niente, quindi se mi risponde l'assessore Alderigi lo ringrazio. Andrea Nieri. Come detto dall'assessore Alderigi, il lasso temporale fra l'approvazione del bilancio di previsione e l'assestamento in quest'anno è stato veramente ravvicinato, quindi le variazioni sono evidentemente minime. Come gruppo eravamo soddisfatti del bilancio preventivo, di come era stata affrontata l'approvvigionamento delle entrate, di come era stata impiegata la spesa, quindi non possiamo che essere favorevoli anche all'equilibrio che si è raggiunto nell'assestamento. Forse lo siamo ancora di più per il fatto che questi 30.000 euro sono stati impiegati nella spesa di investimento anziché nella spesa corrente, perché come giustamente evidenziato dall'assessore, la spesa corrente è fine a se stessa, quindi si esaurisce con l'anno in corso, mentre gli investimenti che verranno effettuati avranno un'utilità pluriennale e quindi avvantaggeranno la comunità per una serie di anni. Quindi nel complesso siamo pienamente soddisfatti e approviamo l'operato. Cipriano. Dunque, io farò dopo la mia dichiarazione di voto. In effetti, volevo chiedere se l'assessore, giustamente riprendendo un pochino quello che la constatazione che ha fatto il Ranfagni, se l'aumento di spese delle spese legali di 16.500 euro, così in linea di massima, sono dovute a questi 3 mesi o si prospetta che sia una variazione che poi verranno nell'anno finanziario eccetera. E poi un'altra cosa, il discorso lo stesso discorso è per le spese di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale. Ovviamente suppongo che questi 1.500 euro sono per il periodo settembre, ottobre, dicembre, insomma, penso, perché non è questa la cifra. Ecco, questo volevo sapere. E quindi poi mi farò la mia dichiarazione di voto. Altri interventi? Assessore Alderigi, vuoi rispondere? Allora, andiamo per ordine. Per ciò che riguarda la previsione riguardo a un progetto sulle videocamere, sì, ne avevamo anche parlato in campagna elettorale, è una sollecitazione che ci viene dai cittadini, quella di un controllo anche da remoto del territorio, oltre che sul territorio stesso attraverso la Polizia Municipale e l'ausilio anche delle forze dei carabinieri e quant'altro. Noi abbiamo un progetto che è curato principalmente dalla Polizia Municipale e che comporta appunto diversi preventivi.
indicativamente la cifra da spendere è dai 10 ai 15 mila euro. Naturalmente noi abbiamo implementato un capitolo di bilancio che è già presente per avere una disponibilità per poter fare un progetto e avere comunque sempre una disponibilità nel capitolo in questione, perché è il capitolo che riguarda l'hardware e il software, perciò, come dire, non possiamo spendere tutto per le videocamere e poi da qui alla fine dell'anno, se ci si rompe, per dire, un computer, non abbiamo la possibilità di sostituirlo. Perciò invece che riguarda l'aumento del capitolo inerente le spese legali, diciamo così, è un aumento che noi abbiamo fatto in quanto ci sono degli incarichi da affidare ai legali relativamente a quattro ricorsi al regolamento urbanistico su circa, vado a mente, mi sembrano oltre 100 osservazioni, però sto andando a mente, anche se l'ho curato, poi dai cassetti della memoria escono. Perciò anche, come dire, una cifra percentuale molto ridotta. Ci sono questi quattro ricorsi appunto da dover far curare ai legali, pertanto è questo quello che determina l'aumento della cifra, che esiste già un capitolo apposito, naturalmente va incrementato. Per le spese di registrazione invece, se non erro, mi sembra che 1.500 euro siano implementati, ma non per il periodo residuo, bensì sia il costo annuale del servizio di diretta streaming. Perciò questo servizio che vedete ci costa 1.500 euro all'anno, è inserito in un capitolo relativo alla sbobinatura delle sedute di consiglio comunale, la sbobinatura che avviene tramite una cooperativa di detenuti o ex detenuti, questo non ve lo do per certo, che noi abbiamo fatto la scelta sociale più che politica di mantenere, perché è un modo per la comunità di dare una mano a chi per vari motivi è stato più sfortunato. Auspichiamo che il servizio sia questo, sicuramente viene svolto puntualmente, che anche l'altro abbia lo stesso risultato. Possiamo dichiarare chiusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Sì. Bene. Io dunque. Cipriano. Io sono parzialmente soddisfatto per quello che ha detto l'assessore, per la ripresa televisiva, così i cittadini partecipano attivamente alle sedute del Consiglio Comunale, quindi se ne faranno, suppongo, un'opinione, ognuno si farà la sua opinione personale. Sono meno propenso sul discorso dei 16.500 euro per le spese legali, perché non avevo dubbio che queste erano destinate ai ricorsi per quanto concerne lo strumento urbanistico, perché anche lì si sono usati, secondo un mio modo di vedere, due pesi e due misure. Il mio voto sarà no a questa variazione, anche perché voi sapete in questa variazione ci sono anche i trasferimenti all'Unione dei Comuni, dove io purtroppo lo sapete benissimo, anche con un sorrisino, io sono contrario a questa cosa. Grazie. Rampagni. Sì, allora, diciamo, vabbè, quanto detto prima, la nostra dichiarazione di voto è contrario, seguendo comunque la stessa linea politica che abbiamo adottato durante l'approvazione del bilancio preventivo. Siamo comunque favorevoli
all'equilibrio, questo è doveroso, non c'è dubbio, per legge. Resta il fatto che le nostre priorità, le nostre scelte politiche sarebbero state diverse, quindi non lo so, auspichiamo anche magari in futuro in una maggiore collaborazione per vedere di cercare qualcosa in comune. Grazie. Bani. Sì. Beh, allora, senza dilungarsi, chiaramente anche per noi le scelte politiche e il programma sono differenti, quindi manteniamo la linea tenuta fino ad ora e che votiamo contrario. Passiamo ai voti favorevoli. Contrari. Doppia votazione favorevoli. Contrari. Punto numero 4. Interpellanza presentata dal capogruppo del gruppo consiliare Insieme per il Bene Comune in data 21 luglio 2014, protocollo numero 6425, ad oggetto informazioni sui lavori del fosso Lucaia riguardanti la pista ciclabile, comunicazione e trattazione. La comunicazione naturalmente è stata resa al gruppo consiliare nei tempi richiesti dal nostro regolamento. Questo è il primo consiglio utile in cui trattare l'argomento. L'interpellanza, quindi, consigliere Tessitori, se la vuoi leggere così. Buonasera a tutti. Allora, saltando il preambolo, visto che la pista ciclopedonale è stata inaugurata il 5 aprile ultimo scorso ed è stato necessario smantellarne una seppur piccola parte per realizzare l'ultimo tratto di scavo del fosso Lucaia in data 15 luglio ultimo scorso, considerato che è necessario il maggior coordinamento possibile tra i soggetti preposti alle pubbliche opere per evitare oneri aggiuntivi, chiede al Sindaco e all'amministrazione comunale le motivazioni per cui non è stato possibile coordinare temporalmente le due opere al fine di evitare lo smantellamento di un tratto di pista ciclopedonale. Sì, No, io avevo delle due domande da fare rispetto alla risposta. Sì. Ecco. Sono due domande relative alla risposta. Mi sembra più opportuno e più utile comunicare a tutto il Consiglio la risposta che è stata da me fornita al gruppo consiliare. In relazione all'interpellanza di cui all'oggetto e sentiti gli uffici competenti, comunico quanto segue. Per dare conto del mancato coordinamento temporale tra le due opere in argomento, è necessario risalire all'accordo di programma per la realizzazione del nuovo tracciato del fosso Lucaia, siglato nell'anno 2006, documentato in atti conservati presso l'ufficio tecnico. Detto accordo tra il Comune di Calcinaia, il Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa, ora Consorzio 4 Basso Valdarno, la provincia di Pisa e il Consorzio Sviluppo Valdera, ora Unione dei Comuni Valdera, avente quindi valenza intercomunale, aveva previsto la realizzazione dell'opera in due lotti. Il primo lotto, che comprendeva lo scarico del fosso nel canale emissario del Bientina, e il secondo lotto, che prevedeva il tratto interno della zona industriale e commerciale. A seguito di problematiche emerse in fase di progettazione, il Consorzio Fiumi e Fossi, incaricato dei lavori, ha ritenuto di realizzare nell'anno 2012 il secondo lotto, rinviando il primo lotto. Perciò l'aggiudicazione dei lavori del primo lotto è avvenuta il 23 aprile 2014, in data successiva all'inaugurazione della pista ciclabile, situazione che ha causato l'intersezione fra il fosso Lucaia e la pista ciclabile, seppur per un breve tratto. L'amministrazione comunale di Calcinaia, già dall'anno 2010, tenuto conto del cronoprogramma iniziale, come risultava dall'accordo di programma sopracitato, aveva approvato il progetto preliminare della pista ciclabile, che nel rispetto del patto di stabilità ha aggiudicato solo nel gennaio 2013, dando così corso ai propri impegni di programma di legislatura.
Una volta bandita la gara pubblica e aggiudicati i lavori, una volta quindi avviata la procedura, non rispettare i termini avrebbe esposto il Comune al rischio di una richiesta danni da parte della ditta aggiudicataria. La tempistica, quindi, a livello di accordo di programma era stata coordinata. Nella fase esecutiva sono emerse tuttavia le problematiche sovraesposte che hanno determinato la necessità di uno smantellamento, sia pur piccolo, della pista ciclabile a carico del Consorzio 4 Basso Valdarno. Nel doveroso ed equilibrato rispetto dell'interesse pubblico che questo ente è stato chiamato a valutare, tra il rischio del risarcimento dei danni alla ditta aggiudicataria derivante dall'interruzione dei lavori e l'eventuale rifacimento di un breve tratto della pista ciclabile a quel momento in corso di realizzazione, si è optato per la conclusione dei lavori nei tempi predeterminati in relazione alla limitata consistenza dell'eventuale intervento di ripristino. Ecco, questa è la risposta scritta che è stata fornita ormai il 4 di agosto e quindi è passato del tempo. Devo anche aggiungere, prima che tu mi faccia una domanda, che gli accordi avevano previsto la conclusione dei lavori per il 15 di settembre, che invece sono stati protratti di un mese fino al 15 di ottobre a causa della piovosità della stagione. Ecco, dopodiché, ecco, fai pure le domande che credi opportune. Sì, volevo porre, intanto parto dalla seconda. Si dice che lo smantellamento, seppur piccolo, della pista ciclabile sarà a carico del Consorzio 4 Basso Valdarno. Volevo sapere, e il rifacimento? Allora, per le risposte che sono di ordine tecnico e che riguardano i lavori pubblici, delego il Vice Sindaco a questo tipo di risposte. Prego, Assessore Gonnelli. Sì, no, vabbè, non c'è problema. E l'altro invece riguardava di capire quali sono le problematiche emerse in fase di progettazione da parte del Consorzio Fiumi e Fossi, in quanto abbiamo provato da 2 settimane a questa parte a contattare il direttore comprensorio della pianura pisana, però sia per email che per telefono non siamo riusciti ad avere nessun tipo di risposta, quindi giro la domanda all'assessore. Sì, ora su questa mi trovo un po' preparata anche me, perché poi passa il tempo e ci si dimenticano delle cose. Comunque, per quanto riguarda il rifacimento, lo stesso è a carico del consorzio. E per quanto riguarda la problematica per cui fu deciso di fare prima il secondo lotto e successivamente il primo, era, mi pare, vado un po' a memoria, era per un problema di messa in sicurezza intanto di dell'area a monte rispetto a quello che invece riguardava l'area a valle. Comunque, eventualmente questo mi riservo di risponderti anche nel prossimo Consiglio Comunale, vado a rivedermi le carte, dei verbali di quelle riunioni. Per quanto riguarda, credo sia interessante, se il Sindaco me lo permette, per informare tutto il Consiglio Comunale sullo stato dei lavori, perché diceva il Sindaco che appunto il Consorzio ci ha chiesto un mese di proroga rispetto alla scadenza dei termini. Devo dire che la ditta fortunatamente sta portando avanti i lavori in modo, seguendo molto bene il cronoprogramma dei lavori. I ritardi che sono avvenuti sono stati derivati dal fatto della piovosità che c'è stato nel mese di luglio essenzialmente, perché quando piove per un lavoro del genere, poi per 2 o 3 giorni non è che possono riprendere i lavori normalmente. Quindi si sperava in un mese di luglio normale, un mese estivo, invece purtroppo è stato un mese piovoso e quindi si sono protratti questi lavori. Su questa proroga invece, proprio stamattina, ho interpellato il direttore dei lavori e mi ha detto che entro questa settimana, alla fine della prossima, saranno ricollegati tutti i sottoservizi. Anche qui devo dire, gli abitanti di Via delle Case Bianche non si sono praticamente accorti di questi passaggi tra il provvisorio
tra quello che è resistente e il provvisorio, e non si dovranno accorgere nemmeno di quelli che verranno fatti ora in questi giorni. Quindi questa prossima settimana verranno completati i ricollegamenti dei sottoservizi, mentre si spera che entro i primi giorni del mese d'ottobre sia ripristinata, seppur in modo provvisorio, ma la viabilità su via delle Case Bianche, quindi anticipando anche di qualche giorno quella che potrebbe essere la riapertura totale, e quindi creare ancora meno disagio ai cittadini. Devo dire comunque che questa ditta effettivamente sta lavorando e sa appunto portare avanti un cantiere, fortunatamente un cantiere di questo genere. Dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione? Diciamo di insoddisfazione, in quanto avremmo preferito una maggiore chiarezza sulle questioni di queste problematiche. La riproveremo anche con il consorzio a contattarli e capire quali sono stati questi problemi. Grazie. Direi solo con il consorzio tessitori, perché quelle domande che hai fatto sono relative, le risposte te le deve dare il consorzio, no? Quindi relativamente alla l'interpellanza è al sindaco, certo. Quindi il sindaco risponde di quello, certo, di competenza. Quindi la soddisfazione, certo, deve riguardare quello che ti risponde il sindaco relativamente alle sue competenze e ai suoi poteri. Quindi l'insoddisfazione relativa al consorzio è... Non era relativa al consorzio, era relativa al fatto che mi aspettavo una risposta più precisa riguardo alle problematiche del consorzio. Ma questo non è competenza del sindaco. Sì, siamo pienamente d'accordo. Però quello che volevo dire è che magari il consorzio poteva dare un'informazione precisissima. Ma questo è logico, ma non riguarda questa interpellanza. Cioè, non è pertinente dire che non sei soddisfatto del fatto che il consorzio non ti abbia risposto. Te devi dire se sei soddisfatto di quello che il comune ti ha risposto. Sì, allora, è stato esaustivo l'assessore. Diciamo che siamo soddisfatti per quello che ha detto, non siamo soddisfatti per il risultato attuale della situazione. Grazie. Dichiaro chiusa la seduta. Buonasera a tutti e buon appetito.